sono state scelte appunto le foto del fotoclub La Chimera e delle foto che sono scattate intorno agli anni 30, quindi 1930, e appunto riguardano bambini. E la mostra appunto è allestita nel Palazzo Bastoci, nella sede della regione, e questo ci fa molto onore perché chiaramente siamo probabilmente gli unici che in Toscana avevano questo tipo di foto. Quindi ringraziamo la senatrice Grazia Sestini, che oggi è garante per l'infanzia alla regione, e quindi che ci ha contattato e abbiamo fatto questa bellissima mostra che proprio in questo momento viene inaugurata a Firenze. Ecco, questi Bruno non sono ritratti, sono proprio foto. Beh, diciamo la verità, all'epoca erano più che altro ritratti, non erano per la foto nel senso come si intende oggi, no, erano foto. Sono foto eseguite negli ambienti, nello studio del fotografo tradizionale, dove con grazia, sensibilità anche, questi bambini nudi, da una volta sul tappetino, tutti sorridenti, era un tipo di foto che andava molto di moda, che a riguardarle oggi veramente sono belle. Bruno, è una moda quella che però non si è tanto tramandata nel tempo, cioè oggi non c'è questa cultura di portare il bambino magari nello studio fotografico, perché secondo te? Ma non è una questione di cultura, sono cambiati i modi e i sistemi di leggersi intorno, oggi si vede le cose con una certa velocità, nel senso oggi non abbiamo più tempo, andare in uno studio a farsi le fotografie io credo che non esista più, ma proprio perché non c'è più tempo. Oggi basta avere uno smartphone, un iPad, sì, cioè, sì, che uno si fa una foto, si rivede e finisce lì. Da una parte si fanno molto più miliardi di immagini, si fanno, dall'altra parte però sono tutte immagini che poi rimangono dentro le memorie e non nessuno le guarda. Attraversano il tempo, insomma. Attraversano il tempo, finiscono lì. Però insomma la foto di una volta aveva questa tradizione appunto, faceva parte di una ritualità andare a farsi la foto, no? Si preparava per bene, eccetera. Come ripeto, oggi non c'è più, perché non c'è più tempo di farlo, oggi non sta fretta, sta tutto fretta, tutto di corsa.